Dal naufragio dell'Andrea Doria ai fasti della compagnia Italia di Navigazione, tante immagini e documenti inediti che sono arrivati all'archivio dell'Ansaldo di Genova. È andato per noi Luca Di Francesco Antonio. Ecco sulla Doria lo splendente salone delle feste di prima classe. La nitida eleganza della sala da pranzo di classe turistica, paragonabile alle prime d'un tempo. Una cabina di seconda classe intima ed accogliente. Nella stessa classe il salone delle feste, dalla linea armoniosa. Gli anni d'oro della compagnia Italia di Navigazione, il lusso, gli arredi, la tavola, biglietto da visita di un'altra Italia rispetto alle valigie di cartone. Prendono la via della Campusa, tanto per dire, 70.000 uova, 180 quintali di farina, 170 di carne, 20 di salumi, con altrettanti di formaggio e tutto il resto in proporzione. Una varietà di 370 generi alimentari, 30.000 bottiglie tra vini e liquori di 200 specie diverse. Le cifre sono già fiabesche, in attesa che la sapienza dei cuochi trasformi la quantità in qualità prelibata. Francesco De Giovanni, ex direttore amministrativo della compagnia, ha voluto condividere i suoi cimeli con studiosi appassionati e nostalgici. L'emigrante non c'era più, per fortuna, cioè migranti europei, e pertanto viaggiavano solo gente che cercava il riposo, che voleva effettuare un viaggio rilassato. Dai noli transoceanici, i registri di viaggio per andare in America o in Brasile, suddivisi per classe e prezzo, alle bandiere originali ammainate in occasione della vendita allo Scià di Persia nel 76 delle turbonavi Michelangelo e Raffaello. Tra i servizi fotografici di bordo si riconoscono VIP come Tazio Nuvolari o il Conte Brivio e un giovane romano Mussolini. Solcava l'oceano anche l'Andrea Doria, affondata nello scontro con la nave Stockholm la sera del 25 luglio 1956. Un'altra recente donazione, il Fondo Scotto, restituisce le perizie delle parti contrapposte durante il processo. I documenti su rotte e tracciati della Marina Mercantile Americana, decisivi per dimostrare la responsabilità svedese di quel disastro e le richieste di risarcimento dei danni. Il valore della documentazione nelle parole di Pierangelo Campodonico, direttore del Galata Museo del Mare, figlio di un marittimo che era sull'ultima scialuppa. Aiuta a far riflettere sulle cause di questo incidente molto drammatico e anche sull'evoluzione di questa ricerca che è stata fatta, anche perché le cause non furono immediatamente chiare e anzi questo si riversò come una specie di maledizione sulla figura del comandante dell'Andrea Doria, che fu in qualche misura incolpato di questo sinistro. E soltanto nel giro di anni e anni venne alla luce una verità diversa che adesso è abbastanza accettata da tutti, cioè un errore da parte dello Stato Maggiore della nave svedese che valutò male le distanze proprio per, diciamo così, una ancora insufficiente preparazione all'utilizzo del radar. Le due donazioni vanno ad aggiungersi ai 15 chilometri di carta già catalogati negli archivi della Fondazione Ansaldo a Fegino e alle pellicole conservate nella Villa Cattaneo dell'Olmo, punto di riferimento per lo studio e la divulgazione della cultura economica di impresa.